Pasqua Veronesi furono la grande insurrezione di Verona e del suo contado contro Napoleone Bonaparte, scoppiata il 17 aprile 1797 e terminata il giorno di San Marco, 25 aprile dello stesso anno. È la più grande insurrezione del centro-nord Italia contro Bonaparte. Tutta l'Italia è insorta contro Napoleone, non lo si dice di solito, non si ama dirlo, ma in realtà è così. Le due più grandi insurrezioni in assoluto sono quella di Verona al nord e del Regno di Napoli al sud due anni dopo. Del film è venuta considerando questo mezzo come il mezzo più diretto, diciamo così, per trasmettere una storia che di fatto è sconosciuta sostanzialmente, perché noi conosciamo tutta l'epoca napoleonica, i vincitori, ma non sappiamo nulla dei cosiddetti vinti, per cui dopo aver avuto modo di approfondire a livello di manoscritti è venuto fuori una storia incredibile. L'idea è stata quella di provare ad utilizzare lo strumento cinematografico per riuscire a trasmettere anche la mentalità del tempo, anche la condizione e la visione del tempo dei veronesi, di quei veronesi che combatterono dall'altra parte e difesero appunto i colori della Repubblica di San Marco. Questo è il gruppo del primo reggimento Veneto Real. Siamo nelle nostre uniformi storiche di fine Settecento, nel classico colore blu dell'ultima riforma. Qui siamo presenti con un alfiere, un sergente e alcuni fanti. Il nostro reggimento è stato il reggimento che si trovava nell'ultimo periodo nella città di Zara. Eravamo acquartierati lì prima del periodo pessimo della caduta della Serenissima. Oggi siamo qui, abbiamo partecipato in veste di figuranti all'interno della compagine della battaglia delle Pasque Veronesi. Non potevamo partecipare nelle nostre uniformi perché ovviamente non eravamo presenti in Verona in quel periodo. Questa è una divisa di alta montura del soldato Schiavone, detto anche soldato oltremarino. Erano i soldati più fedeli alla Serenissima ed erano reclutati nella parte oltremarina, appunto venivano chiamati oltremarini anche per questo, perché venivano dall'Istria, dalla Dalmazia, dall'Albania Veneta, dalle bocche di Cattaro, da Perasto. Quando i francesi erano presenti nella città di Verona, questi schiavoni scappavano nottetempo calandosi con delle corde dalle loro fortezze per andare a cercare proprio lo scontro fisico, la rissa con i soldati francesi. Il colonnello Bopual, come ufficiale lo capisco, ha fatto il suo dovere, quindi quando mi stia chiesto ma com'era Bopual? Bopual ha fatto il suo dovere, fondamentalmente. Forse anch'io avrei bombardato la città, una città in rivolta. Poi mi dice: Maurizio, ma com'è stato rifare questa parte importante al tuo vecchio liceo? Insomma, è stata abbastanza emozionante. Ritornare nell'aula magna dove ero stato l'ultima volta da studente come personaggio principale, devo dire che è stata una bella occasione che mi è piaciuta. Sono sentito veramente onorato di interpretare Emilei, il podestà, poi anche il sindaco di Verona, colpito proprio da questa grave responsabilità. Il mio impegno è proprio stato morale, perché mi sono, anche se non sono proprio veronese, ma mi sento veronese, mi sono anche impegnato per esprimere questo spirito del veronese nella difesa e la liberazione dai francesi. Ringrazio Maurizio per averci dato fiducia e continuerà a darcela, perché nonostante questo spirito così un po' goliardico che ho, ammetto, continua a darci fiducia, a ascoltarci, a comunque darci i nostri spazi, e questo ci ha aiutato tantissimo e ci aiuterà ancora, perché faremo ancora tante cose insieme. Dico sempre che se un americano gavesse uno soltanto delle nostre centinaia di eroi, vedessimo 100 film americani. Non è che abbiamo 100 eroi, ma personaggi incredibili, a parte i più conosciuti, da Sebastiano Venier, Enrico Dandolo, Andrea Gritti, agli Zen, al Carlo Zen. Vediamo storie che sembra scritte veramente da un libro di fiabe e leggende, neanche uno. Vergognosamente, neanche uno. Che penserà Tommaso prima o poi? Della figura del frate, padre Luigi Maria, quello che mi ha colpito maggiormente è stata la coerenza e soprattutto il suo coraggio. Il suo coraggio di andare fino in fondo. Una figura come la sua è una figura che purtroppo non è stata molto pubblicizzata poi successivamente. Oggi come oggi sarebbe anche necessario conoscere
questi personaggi, soprattutto che vestivano una tonaca in quel tempo, i quali hanno veramente preso a cuore una città come è stata Verona in quel periodo storico molto molto difficile. Quindi ammirazione per quest'uomo che non ha avuto paura di andare davanti a un plotone di esecuzione perché credeva fermamente in Dio e credeva nella sua città. Il film permette di rendersi conto del coraggio e dell'importanza di questa azione portata avanti dagli eroi che hanno combattuto e che vanno ricordati per questo importante eroismo che non ha un significato solo per la nostra città, la meravigliosa Verona, ma per l'intera Europa e l'intera civiltà che in quel momento ha combattuto per la propria salvezza e mi auguro anche un domani possa ancora combattere e difendere i propri valori, la propria libertà e le proprie tradizioni.